Buongiorno. Allora, a parte le condizioni di luce abbastanza pietose, Swinub Shiny che non si vede. Mi nascondo dove c'è Andrea. Lo catturiamo con una mano, perché... Ma non è vero, ma lasci fare, buon uomo. Catturato, ragazzi. Madonna, one shot, one kill. Questo è quanto, questo è quanto. E siamo a due, e siamo a due. E siamo a quota 3, a belli, ma lasciate fare, guarda qua. Mi scusi, mi può reggere la telecamera, per favore? La tristezza di questa donna. E qua siamo al quarto. Cosa succede? Grande così. Catturato. Siamo a, credo, quota 5. Vuoi entrare, maiale? Andiamo di finezza. 1, 2, 3. Preso. Ok, grande così, siamo a quota 5. Sbam, e siamo a 6. Olè. Mia fatti capanna. Buon appetito, gente. Buon appetito. Buon appetito. Eccoci qua. Allora, vediamo cosa c'è qua sotto. Questo è un prodotto che avevo acquistato in realtà un mese e mezzo fa. È, secondo me, la regina delle stampanti. In questa confezione abbastanza abnorme troviamo delle istruzioni smart. Il cavo di alimentazione compreso europeo. Questo gioiellino è l'HP Tango. È un modello che è uscito qualche mese fa, metà 2018. È veramente figa. Allora, io stavo cercando stampante veramente compatta. Tutte quelle che ho avuto, poche, ma ne ho avute, erano veramente ingombranti. Come dimensioni sostanzialmente è una 4 un po' più allungato. Colorazione si può trovare soltanto bianca con questo grigio. Si apre in questa maniera, ovviamente non ha lo scanner. Si apre e abbiamo qua dentro lo slot delle due cartucce, che naturalmente sono in confezione. Poi vi metto tutto il link in descrizione di Amazon. Adesso la colleghiamo alla corrente e lavoreremo da smartphone. La stampante è collegata. Si sta connettendo alla rete wifi. Si può collegare anche ai telefoni. Prendiamo dei fogli. Si sta elaborando che abbiamo dentro dei fogli. Dobbiamo cercare l'applicazione di HP. Eccolo qua. HP Smart. Ok. Si è scaricata, la apriamo, accetto i termini, consentiamo notifiche, attiviamo Bluetooth, lui ricerca la stampante. Abbiamo questa interfaccia, nella parte superiore lo stato della stampante, i due livelli di cartucce e il livello della carta. Anche abbastanza preciso, in questo caso avrò messo probabilmente una decina di fogli, andate sul 50 fogli. Stampa da foto, quindi io ho delle fotografie nel rullino, stampo foto. Stampa documenti tramite tutti i vari cloud, che è la funzione che vi faccio vedere tra pochissimo. HP Instant Ink. Tramite un piano pagamento mensile ti vengono spedite delle cartucce a casa ogni mese e ti permettono un tot numero di stampe, ed è molto interessante perché ti viene a costare molto di meno piuttosto che andarti a comprare cartucce. Ho un nero che mi sta per finire, quindi cioè, secondo me mi conviene forse prendermi le cartucce. Abbiamo la scansione che è molto simile alla COP. Vediamo come funziona. Ecco, provo a stampare, faccio stampa. Qui mentre stampa abbiamo l'icona touch X per annullare la stampa, I se per caso ci dovessero essere dei problemi. E questa è la bellissima stampa. Ce ne sono due modelli, c'è la Tango e la Tango X. Credo come differenze cambia soltanto il prezzo, ovviamente, che la Tango X ha una custodia a mo' di libro che si mette qua sotto, tipo forse vellutata, un tessuto che non è male. E che dire, è un acquisto molto valido. La sua funzione la fa bene. L'unico difetto che potrei dare a questa stampante è che, ma questo perché magari è capitato soltanto a me, fatemi sapere anche voi, quando stampo tanti fogli può capitare che venga preso il primo foglio, ma intanto venga preso anche il secondo. Quindi se io devo fare magari una stampa e lo faccio in una maniera più barbona, cioè da fastidio che ti prenda più fogli. Però ripeto, potrebbe essere capitato soltanto a me, fatemi sapere voi. Io spero che tutto il video di oggi vi sia piaciuto, con questa intro molto particolare di Pokémon Go da First Class, Olio Pasquali e HP Tango. Grazie per la vostra attenzione, un saluto.